Il responsabile dell'area compartimentale Calabria dell'ANAS, Marco Moladori, ha percorso giovedì un tratto della strada statale 106 Ionica per un sopralluogo tecnico e per verificare lo stato dell'arteria. Durante il sopralluogo da Squillace Lido a Santa Caterina sullo Ionio, l'ingegner Moladori ha incontrato il sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo, il sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio, e il sindaco di Santa Caterina, Francesco Severino, ai quali ha assicurato la massima disponibilità da parte di ANAS nel risolvere alcune delle criticità rappresentate dai sindaci lungo il tratto della statale. Il sopralluogo programmato da ANAS è stato l'occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del programma ANAS di riqualificazione e messa in sicurezza delle tratte calabresi della 106. Inoltre, lungo il tragitto sono stati individuati i tratti nei quali è possibile realizzare l'allargamento della sede stradale. Nell'anno in corso, per la 106 Ionica in Calabria sono stati previsti e sono in corso di esecuzione o di prossimo avvio interventi per un importo complessivo di investimento pari a circa 22 milioni di euro. Sull'argomento abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, il quale ha focalizzato l'attenzione sul tratto Davoli-Guardavalle. Quando si parla di come dire, nuovi tratti della 106, per esempio tra Catanzaro e Crotone, o il tratto di Roseto-Capospulico, io mi pongo il problema e tanti sindaci. Del tratto Davoli-Guardavalle. È un tratto insicuro, è un tratto che non ha nemmeno le caratteristiche di una provinciale e va immediatamente messo a mano perché lì c'è un pericolo reale. Lì è un tratto di strada dove si concentrano Fece Badolato, Presidente. Badolato, Sant'Andrea, Santa Caterina, Guardavalle stesso, si concentrano tanti incidenti, quindi l'incidentalità lì è molto alta e c'è bisogno che ci si metta mano. L'ingegnere Ferrara ha garantito, ha detto a tutti noi, a me e ai sindaci, che nei prossimi mesi sarà in qualche modo ammodernata e ampliata dove è possibile, comunque asfaltata, il tratto Davoli-Guardavalle per metterla un pochino in sicurezza, ma lì c'è bisogno che si faccia un progetto, si trovino delle risorse e si possa togliere quel tratto da Molettiera e collegarla tra il tratto di Squillace e il tratto di Monasterace.